L'assemblea che si è svolta a Casa Nazareth è stata promossa da Libera, CGL, Ampi, Laudato Si, Salerno e dal Movi ed è nata come momento di confronto e discussione in preparazione del primo incontro dei movimenti popolari italiani con Papa Francesco, in occasione della prossima edizione dell'Arena di Pace in programma il 18 maggio. No, assolutamente non bisogna stare fermi, non basta parlarne, ma soprattutto non dobbiamo restare chiusi nelle nostre realtà associative dove si fanno tante cose belle. Il nostro obiettivo, il nostro scopo è creare rete, provare a mettere insieme le forze, le energie, le proposte per costruire qualcosa di concreto sui nostri territori e soprattutto per far sentire la nostra voce a Verona, alla presenza di Papa Francesco che vuole incontrare i movimenti. E ci sarà una delegazione salernitana presente a Verona. Parteciperemo al tavolo dell'Arena di Pace, cerchiamo di far conoscere insomma quello che proviamo a fare, soprattutto cerchiamo di capire come insieme possiamo veramente determinare un cambiamento possibile, prima di tutto la pace senza se e senza ma. L'incontro salernitano si inserisce in un ciclo di 15 assemblee territoriali promosse in tutta Italia con l'obiettivo di partecipare e collaborare alla discussione politica intorno ai temi che saranno al centro delle due giorni veronesi, dando voce a esperienze che, dal basso, in questi anni sono state capaci di portare avanti lotte, mobilitazioni e denunce su questioni fondamentali per le nostre vite, legate alla giustizia sociale, ambientale ed ecologica. È difficile perché l'uomo ha vissuto sempre la guerra, è un salto di qualità, di mentalità che siamo chiamati a fare e anche un salto di fiducia per me credente che Dio agisce al di là del nostro modo di pensare, pertanto il Dio della pace, il Dio dell'amore non può volere la guerra, pertanto dobbiamo dargli spazio che illumina la nostra mente e i nostri cuori per trovare soluzioni giuste e viabili per tutti. La verità non è mai solo da un'unica parte, c'è chi ne ha più, chi meno, non siano tutte sullo stesso piano, questo è chiaro, però non possiamo sempre dire che siamo completamente nel giusto.